Michele Di Donna, allora da dove vuole ricominciare il partito in capitanata? Partendo dai giovani, ovviamente. Te che adesso sei anche in un posto importante nell'elezione regionale, hai uno sguardo più lungo per capire come riorganizzarsi sul territorio o no? La cosa bella di questo evento di oggi, ripartire dei giovani, ne parlo io che nasco nel Movimento Giovanile di Forza Italia nel 99, quindi per me è un ritorno al passato e sono convinta che per poter iniziare, ricominciare a scrivere il futuro dobbiamo sempre guardare indietro, dobbiamo guardare quello che è stato Forza Italia in questi ultimi 20 anni, la capacità che ha avuto di stare in mezzo alla gente, perché per riuscire ad ottenere grandissimi successi come quelli di Forza Italia, come quelli ottenuti dal partito di Forza Italia, vuol dire essere ben radicati nel territorio, vuol dire penetrare nel territorio, cosa che in questo momento in cui invece il partito vive un periodo particolare di maggiore difficoltà, è necessario ricominciare partendo da qui, partendo dalla gente, partendo dai problemi, scendendo, mettendo in campo quelle che sono le forze migliori. I giovani sicuramente sono quella parte propulsiva, sono quelli, possiamo definirli la linfa vitale di un partito. Quindi ricominciamo da qui, ripartiamo da qui per diventare sempre più credibili e ricominciare a scalare le vette importanti che servono alla nostra città, alla nostra provincia, ma a tutto il nostro paese. Non pensi che il segreto sia anche quello di allungare l'entusiasmo che tu hai seminato in campagna elettorale, per esempio, sul territorio? Secondo me quell'entusiasmo nasce proprio dall'aver militato in un partito sin da giovane. Quella forza, quell'energia, quella passione che nasce crescendo come persona e crescendo anche come persona politica, come donna impegnata in politica. Quindi sicuramente l'entusiasmo è una parola chiave nel movimento giovanile di un partito, quindi in Forza Italia Giovani, ma in tutto il partito, in Forza Italia, in un momento particolarmente delicato come questo, in cui la parola regina purtroppo è quella di crisi, quindi dobbiamo cercare di sostituire alla parola crisi, crisi nella famiglia, crisi nella morale, crisi nella politica, la crisi che esiste, la crisi economica, soprattutto quella crisi che esiste in tutti gli ambienti, dando nuovo entusiasmo, nuova energia, nuova carica, più passione per ricostruire, per darci una speranza e un futuro migliore. Non tocca a te perché non è il tuo ruolo, ma non ti senti anche un po' madrina di un partito da accompagnare, come dire, sul territorio a crescere? Non mi sento madrina, mi sento parte in causa. Voglio partecipare in questo particolare momento, un incarico a livello regionale che mi consente di poter parlare di Forza Italia, di sentirmi sempre di Forza Italia, ancora di più in questa situazione con l'incarico nel direttivo regionale di questo partito. Quindi mi sento Forza Italia, parte integrante di questo partito, pronta a rimboccarmi le maniche e ripartire per il nostro territorio, ma per il nostro paese e per il nostro partito.